tutti e due gli incontri in competizioni europee fra Olimpia Milano e Real Madrid. 13 vittorie per gli spagnoli contro le 9 dei biancorossi milanesi. Ultima vittoria dell'Olimpia nella stagione 2008-2009, quando al Forum finì 70-61, grazie anche ai 23 punti dell'allora capitano Marco Mordente. Milano e Madrid si sono contese nella storia due competizioni europee, la Coppa dei Campioni del 1967 e la discussa Coppa delle Coppe del 1984. L'Olimpia giocò infatti con un solo americano, perché a quei tempi in Europa non erano consentite le sostituzioni. Il Real vinse con due tiri liberi allo scadere di Brian Jackson. In quella gara Roberto Premier segnò ben 27 punti, ma la sorpresa fu Marco Lamperti, prodotto del vivaio, che ne mise a referto 21. Purtroppo non bastarono. In campo ci saranno tre giocatori che vestirono la maglia di Teramo nel 2009, quando Catelinas fece esplodere il Palalido con un tiro dall'angolo che regalò all'Olimpia la semifinale scudetto. I tre giocatori erano David Moss, Bruno Cerella e J.C. Carroll. Dopo due turni il Real è il secondo miglior attacco dell'Eurolega e la squadra che produce più palle recuperate.